E ciao a tutti ragazzi, io sono Resul e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a recensire un prodotto gentilmente offerto da Banggood.com, ovvero il Chewy VI7. Bene ragazzi, il prodotto in questione è un tablet di marca cinese, come avete ben intuito dal nome, appunto Chewy, e al suo interno troviamo appunto il tablet. Poi troviamo un alimentatore con presa cinese ed uscita micro USB. Ma sempre all'interno troviamo anche un adattatore da appunto presa cinese a presa europea, come vedete funziona perfettamente. Poi troviamo un cavo dati da USB a micro USB per collegare il nostro dispositivo al computer e quindi trasferire i nostri dati. Ed infine troviamo della manualistica, che sono appunto dei manuali e la garanzia. Ma ora parliamo del tablet. Il tablet ha uno schermo da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel. Al suo interno troviamo come sistema operativo Android Lollipop 5.1 ed abbiamo una batteria da 2500 mAh. Nella parte frontale, come detto prima, abbiamo appunto uno schermo da 7 pollici, poi troviamo una fotocamera da 0.2 MP e uno speaker audio per chiamate e videochiamate. Nella parte laterale troviamo il bilanciere del volume per aumentare e abbassare il volume e il tasto on e off per mettere in stand-by oppure accendere e spegnere il dispositivo. Nella parte laterale superiore troviamo la presa per il micro USB e la presa jack audio in modo tale da ascoltare la nostra musica. Ed infine, nella parte inferiore troviamo una seconda fotocamera da 2 MP, il logo Chewy ed un altro speaker. Il punto forte di questo tablet è la connettività, infatti abbiamo WiFi da 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, possibilità di inserire ben due SIM, ovvero dispositivo con dual SIM, in modo tale da utilizzare i servizi per le chiamate ed i servizi internet 3G. Poi troviamo anche il GPS. Le specifiche tecniche di questo tablet sono: allora, CPU Intel Atom X3 quad core da 1.2 GHz, 8 GB di memoria ROM, 1 GB di memoria RAM, e come scheda video abbiamo una GPU Mali 450. Ma ora accendiamo il nostro dispositivo. Bene, come vedete il tablet presenta appunto Android Lollipop 5.1, che vi mostro subito. Il launcher in questione, prima di tutto, il launcher in questione è stile appunto stile KitKat, anche se è tutto quasi stock. Ora vi mostro le caratteristiche. Andiamo subito in impostazioni, scendiamo giù, informazioni. Come vedete il tablet è mezzo cinese, mezzo in lingua inglese. Il tablet, come vedete, ha Android 5.1 Lollipop. Al suo interno non troviamo molte applicazioni perché appunto è semi stock. Troviamo alcune applicazioni appunto di Chewy, tra cui il loro store, un media player e così via. Come vedete il tablet ha anche le due applicazioni per effettuare le chiamate e per mandare i messaggi, e infatti è un tablet dual SIM che ci permette appunto anche di effettuare chiamate e non solo di utilizzare i dati internet. Per inserire la SIM basterà appunto aprire questo sportellino qui, come vedete. Possiamo inserire ben due SIM, possiamo anche inserire un dispositivo micro SD per aumentare la capacità di memoria del nostro dispositivo. Memoria da 8 GB, anche se 3 GB vanno al sistema operativo. La fotocamera del tablet non è granché, infatti frontalmente abbiamo una fotocamera da 0.2 MP, che è davvero orrenda, e la fotocamera invece inferiore è da 2 MP. Proviamola subito, anche essa non è appunto granché. Proviamo ad esempio a mettere a fuoco il mio mouse, vediamo. Come vedete ragazzi, la qualità non è delle migliori, ma per delle chiamate o delle videochiamate ci può anche stare. All'interno del tablet troviamo anche l'applicazione del Play Store, cosa interessante dato che di solito nei tablet cinesi non è presente e dobbiamo installarla da noi, e non troviamo alcuna altra personalizzazione. Bene, ma ora passiamo alle conclusioni. Pregi e difetti. Pregi sono, allora, il rapporto qualità-prezzo. Processore buono anche per appunto per il prezzo a cui viene venduto, infatti è un quad core.
della Intel, sistema operativo 5.1.1, perciò aggiornato quasi all'ultima versione, e possibilità di inserire ben due SIM per effettuare chiamate ed utilizzare il traffico dati 3G. Difetto principale è la fotocamera, come avete appunto visto, una fotocamera davvero molto scadente, anche se da 2 megapixel. Bene ragazzi, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, ringrazio nuovamente banggood.com per avermi inviato questo sample e niente, trovate tutti i link in descrizione se volete acquistare appunto questo tablet e niente, noi ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti!